La rivista Chi ha rivelato in esclusiva che Max Biaggi e Bianca Azzei si sono lasciati. La decisione, dopo 2 anni d'amore, è stata presa dall'ex campione di motociclismo. La cantante ha confessato in esclusiva al settimanale Chi. È stata una bomba esplosa all'improvviso. La nostra storia è finita e non so nemmeno perché. Sto male, ma spero che Max ci ripensi perché io lo amo ancora. La coppia, dopo il terribile incidente in moto di Biaggi del 9 giugno scorso, in cui il pilota ha rischiato la vita, appariva più unita che mai, tanto che si parlava di matrimonio. Poi la separazione inaspettata. Tutto è successo in modo veloce. Non so nemmeno come commentare una cosa del genere. È stato un fulmine a ciel sereno, esploso dalla sera alla mattina e soltanto per volontà di Max. Ma come si può cancellare una storia come la nostra? Spero che tutto questo sia solo un brutto sogno, ha dichiarato Bianca Azzei sotto shock. Intanto Max Biaggi sul suo profilo Instagram posta sempre più spesso immagini da bravo papà in compagnia di Leon Alexandre e Ines Angelica, i suoi figli nati dalla relazione con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron. Eppure, solo lo scorso settembre Max Biaggi aveva dedicato delle parole splendide alla compagna Bianca, rimarcando il forte sentimento provato sin dall'inizio e cresciuto nel tempo, consolidato nel momento più difficile della sua vita, ovvero quello dell'incidente in moto che gli ha fatto vivere un grande spavento. All'inizio mi ha fatto penare e diciamo che non sono stato subito il suo principe azzurro e stiamo bene ed è un momento molto intenso del nostro rapporto, ma credo che l'istituzione del matrimonio sia un po' retro. Con la stessa profondità, la cantante si era espressa durante la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, cantando il brano Ora esisti solo tu e commuovendosi alla vista del suo amore nelle prime file dell'Ariston. Lui di tutta risposta gli aveva dedicato un ti amo su Instagram e alimentato così l'attenzione dei media sul loro amore. Chi se ne frega?